Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché sono riuscita finalmente a registrare il video All Back to School, quindi vi mostrerò tutti i miei acquisti per questo inizio dell'anno scolastico. Prima di iniziare però mi raccomando, iscrivetevi qua sotto al canale così non vi perderete nessun video tema Back to School che uscirà prestissimo sul canale. Per chi non mi conoscesse, io inizierò quest'anno il terzo anno di giurisprudenza, beh non so nemmeno parlare, e quindi vi mostro tutti i miei acquisti. Allora, prima di tutto ho acquistato questo blocco di 5 quaderni a righe della Pegna, erano tutti in celofanati, sapete quei classici blocchi che si trovano, e io come fantasia vedevo la prima per iniziare, quindi questa con questi bellissimi fenicotteri, appunto sono tutti a righe, col margine, così. Quindi ce n'è uno con questi bellissimi fenicotteri, un altro, questo è il retro dei fenicotteri e il davanti dei fenicotteri. Poi, questo qua onestamente non l'avevo visto, però io amo tutti gli animali, quindi andrà benissimo anche questo con scritto cat, sempre a righe. E poi due di questa fantasia con questo bellissimo viola e questo bellissimo paesaggio. Mi sono piaciuti subito, non avevo visto il gattino, però insomma, diciamo che sono stata abbastanza fortunata. Tutti a righe. Quindi questo è l'unico acquisto che ho fatto per quanto riguarda i quaderni. Ora passiamo ai pennarelli. Ho finalmente deciso di acquistare un set di pennarelli. Questi qua sono 24 pennarelli appunto a fine della marca La Cartoleria, che se vi interessa trovate alla Coop. Io praticamente tutto quello che vi faccio vedere l'ho comprato alla Coop. E sono dei pennarelli classicissimi con la punta fine di tutti questi bellissimi colori dell'arcobaleno. E niente, mi servivano perché ho raccimolato quelli che avevo da piccola, perché poi non ne compravo da tantissimo tempo in realtà. Solamente che ne avevo uno di una marca, uno di un altro, uno a scarico, questo colore non ce l'avevo, quindi ho detto, boh, senti, prendo il set unico così ce li ho tutti e fine. Così posso colorare i miei disegnini bellissimi. Poi, per quanto riguarda le penne, ho acquistato questo set di penne, sono 4 nere, 4 blu e 4 rosse, quindi 10 penne, penne sempre di questa marca, che servono sempre. E queste qui classiche, come fossero delle single beak, diciamo. E poi, ragazzi, questo è un pezzo forte che mi ha rubato il cuore. Tutte queste matite pastello della Stabilo, sono 12 di tutti questi colori pastellosi con la loro gommina. E sono, non ho neanche guardato, una cabina, non mi interessava. Sono stupende, tutte pastellose. Io ne consumo veramente tante di matite, quindi mi serviranno. Poi, ho acquistato bianchetti, a nastro bianchetti, sbianchetti, scolorine, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi come li chiamate, azzurri e fucsia, eccoli qui, anche questi qua, sempre della marca La Cartoleria, perché andando alla Coop, diciamo che la marca più economica era quella, le cose funzionano benissimo perché l'ho acquistata anche l'anno scorso e quindi le ho prese. Sempre di questa marca ho acquistato questo temperino a contenitore fucsia con i due buchi, uno per la matita grande e uno per la matita piccola. Fucsia perché è molto femminile, ogni tanto lo sono anch'io. Ma poi non mi smentisco, ho acquistato una penna blu, il blu è il mio colore preferito, quindi non potevo non acquistarla. Questo la acquisto tutti gli anni ed è di quella che ha i quattro colori, tutte nella stessa unica penna. E questa è della marca Script, però sempre acquistata alla Coop, sì. E ha rosso, blu, nero e verde. Questa qua è veramente utilissima per prendere gli appunti, siete più pratici per prenderli più velocemente, quindi io ve la stra consiglio. Poi, sempre della marca, no, mi sembrava simile la scritta, molto simile, però in realtà qua c'è scritto Raidò. Ho acquistato queste gomme, una rosa e una azzurra. Anche queste qua in realtà le ho acquistate per sfizio perché mi piacevano i colori, perché in realtà ne ho un'infinità. Ne ho trovate anche un'infinità nelle buste di Tiger che abbiamo aperto qualche mese fa, vi ricordate? Quindi proprio non aveva senso, però io le ho acquistate lo stesso. Sono malata di cartoleria, se avete una cura mi raccomando scrivetelo qua sotto nei commenti. Poi, tema Post-it, ho preso questi segnapagina, questi qua sono gli unici che, no, gli unici, gli unici, gli unici, gli unici, due che non ho acquistato dalla Coop, ma l'ho acquistati questi in un negozio di cinesi qua vicino, 70 centesimi c'è ancora il prezzo, questi qua li uso per dividere i capitoli su tutti i libri, quindi me ne serve una quantità industriale anche di questi. E questi qua invece li ho acquistati appunto su Amazon e sono dei semplicissimi foglietti adesivi che però sono a zigzag, quindi il primo foglio la colla da questo lato, il secondo foglio da questo lato e andando avanti così. Ne ho già finito un pacco, mi sono trovata bene. L'unico problema è che non hanno la colla super potente, quindi dopo qualche volta che sfogliate la pagina un po' si iniziano a scollare e a spigazzare. Però li ho utilizzati, quindi costano pochissimo su Amazon e vanno abbastanza bene.
Poi questi qua invece sempre alla COP, foglietti adesivi semplicissimi, post-it, e poi lui, questo blocchetto con tutti questi post-it colorati, azzurro, giallo, rosa e verde. Questo veramente quando l'ho visto me ne sono innamorata e l'ho dovuto prendere. Questo qua ovviamente non potrò, se torneremo all'università, non potrò portarmelo all'università perché è un po' spesso, invece questi qua di solito mi entrano anche nel portapenne o comunque in una taschina dello zaino, però lo lascerò a casa e mi sfoglierò i miei post-it, tranquilla, mamma mia, ma no ragazzi, che bello, che bello, che bello. Bene, ora dobbiamo passare alla parte clou del video, ovvero tutti i miei evidenziatori. Allora, io non so quanti ne ho comprati, se volete contarli come l'anno scorso, mi raccomando, scrivete il numero esatto qui sotto, metterò un cuoricino a tutti quelli che scrivono il numero esatto degli evidenziatori che ho preso. L'anno scorso in pochi l'hanno scritto proprio esatto, 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 vediamo se quest'anno riusciamo a fare meglio. E comunque, allora, io evidenziando tantissimo, perché facendo giurisprudenza la maggior parte delle cose le studio sui manuali, che magari sono 800, 1000 pagine, quindi 1000 pagine sottolineate, io così che finisco circa un 10 evidenziatori a ogni libro, quindi faccio una super scorta quando è il periodo settembre, così agosto-settembre, perché fanno delle super offerte, quindi ne approfitto, poi li tengo da parte. Quelli dell'anno scorso, nel video dell'anno scorso, li ho finiti tutti, solo dei gialli me ne sono rimasti alcuni, quindi, cioè, capitemi perché ne ho bisogno. Allora, il primo, unico, lui, ragazzi, di questa marca qua che è Studio Lab, 12 evidenziatori, 6 pastello e 6 fluo con supporto da tavolo. Vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Ve li devo tirare fuori perché questo merita, cioè io veramente non ho parole. Questi qua sono tutti quelli pastello, mamma mia. Mamma mia, voi ve lo appoggiate? Oh, non vedete niente, comunque qua appoggiato dritto. Prendete il vostro evidenziatore, lo rimettete. È simile a quello lì della Stabilo, solamente che questo qua costa nettamente di meno. Se vi interessa, l'ho trovato da Eurospin, il prezzo è circa di 10 euro. Mamma mia, vediamo un po' la punta. Li ho già presi l'anno scorso, comunque hanno la punta bella cicciosa, ma scrivono bene, l'ho già provati l'anno scorso, per questo mi sono osata a prendere questo set, conoscendo la marca di evidenziatore che mi piace molto. Poi ho ripreso in realtà perché ce l'ho tutti i colori, quindi ho ripreso per l'ennesima volta gli evidenziatori pastello, questi qua della Stabilo, nelle colorazioni diciamo quelle più vecchie, quindi lillino, rosa, azzurro e verde, questi qua ottimi, veramente di Stabilo sono i miei preferiti insieme alla Tratto Video di evidenziatori. Soprattutto pastello, per quelli flu mi trovo bene abbastanza con tutto, ma pastello sono abbastanza i miei preferiti. In realtà anche quelli di questa marca qua non sono malvagi, è come pastello. Poi ho preso questi evidenziatori della Descript, come la marca di prima, giallo, fucsia e verde, un altro pacco giallo, fucsia e verde. Poi ho voluto prendere della marca La Cartoleria questi evidenziatori qua che hanno la doppia punta, vediamo se riesco a farvene vedere uno in diretta senza spaccarmi le mani. Questi qua li ho pensati a portare nel portapenne perché sono piccolini di tutti i colori, quindi abbiamo giallo, arancione, fucsia, verde, viola e blu azzurro. E abbiamo questi qua gialli, quindi qua è proprio a pennarellino e dall'altra parte proprio da evidenziatore. Mi sono piaciuti così, due in uno, diciamo, nel portapenne occupano pochi spazio, so parlare anche italiano comunque. Poco spazio e mi sono proprio piaciuti, molto carini. Poi non avevo ovviamente trovato prima questo set, ma perché non l'ho trovato alla Coop, ma all'Eurospin, come vi ho detto, ma alla Coop ho trovato la stessa marca, penso. Lab Basset? No? Pensavo fosse la stessa marca perché hanno la stessa identica forma, ma in realtà questo è Note It e questo è Lab Pastel, quindi insomma, vabbè, pensavo fosse la stessa marca, ma niente. Ho voluto prendere questi qua che sono pastello, lilla e azzurro, rosa e... ma sembra azzurro da lì, ma in realtà è verde, vi assicuro che è diverso da questo. Un azzurro, uno verde. Poi ho voluto prendere giallo pastello e arancione pastello. Non ho mai provato un arancione pastello, tra l'altro fatemi sapere com'è se voi l'avete già provato. Un altro azzurro e rosa e un altro giallo e verde, penso che un altro, no, forse il giallo sì, no, il giallo era con l'arancione prima, ecco. Mamma mia, non so neanche più cosa vi ho mostrato e cosa no. Ho preso poi altri due pacchi di quegli evidenziatori che vi ho fatto vedere prima, giallo, fucsia e verde, giallo, fucsia e verde. Poi ho preso questi qua che sono fluo,
verde e fucsia, poi questi qua giallo giallo, arancione, verde, questi qua della Stabilum azzurro, verde, giallo e giallo. Si è capito che mi piace l'evidenziatore giallo? No, così nel caso ve lo confermo. Un altro giallo giallo, arancione, verde, un altro giallo giallo, arancione, verde. Ragazzi, sono pessima, non mi insultate. E poi arrivano gli ultimi tre pezzi forti. Non so se siete pronti. Ho trovato questo set della Faber-Castell. Sono tutti pastello? Sì. Sono tutti... No. C'è un giallo? C'è un giallo che è fluorescente. Quindi il giallo è fluorescente e tutti gli altri sono pastello. Ma ragazzi, costavano meno di 5 euro. 5 euro. Veramente. Io ammaliata. C'è il grigio pastello. Vogliamo parlarne. Il grigio pastello. Ma chi l'aveva mai visto? Quindi le ho volute prendere... due confezioni, perché non le avevo mai trovate, sono in questo periodo di back to school, quindi ne ho prese due confezioni, perché, no, quindi questi erano uno dei due pezzi, no, due dei tre pezzi, degli ultimi tre pezzi forti che volevo farvi vedere, e l'ultimo sono questi qua, gli evidenziatori della Faber-Castell con i classici, no, però devo tornare indietro su questi qua pastello, perché io veramente, cioè, grigio, verde, azzurro, carta da zucchero, viola, rosa, rosa più scuro e giallo, io sono impazzita, quindi se siete riusciti a contarli, mi raccomando, scrivetemi qui sotto il numero degli evidenziatori, e di nuovo, grazie mille per aver visto questo video, iscrivetevi al canale se vi va, commentate qui sotto su, scrivendo che cosa voi avete comprato per il back to school e cosa vi è piaciuto di più di questo mio haul, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, sempre a tema back to school, ciao!